buonasera, sono molto contento di essere qui con voi al Circolo dei Lettori per questo primo appuntamento di Una Storia Americana, un ciclo di incontri in cui con l'attrice Federica Mafucci e una serie di ospiti racconteremo il Novecento attraverso alcuni testi fondamentali per quel paese e quella letteratura. La scelta degli autori e dei titoli non è stata facile, ci sono Fitzgerald e Carver ma mancano Faulkner e De Lillo. A un certo punto ho deciso di scegliere soltanto i libri e gli autori che avevo amato di più. E ho subito barato, perché per raccontare il Novecento cominciamo con un romanzo che in realtà è uscito alla fine dell'Ottocento, intitolato Le avventure di Huckleberry Finn e scritto da un certo Mark Twain. Mark Twain in realtà si chiamava Samuel Langhorne Clemens e pare che il suo pseudonimo derivi da una frase gergale usata per segnalare la profondità delle acque dai piloti dei battelli a vapore che percorrevano il Mississippi. Nato nel Missouri presso la contea di Florida ma cresciuto a Hannibal, Samuel diventa orfano di padre da appena 11 anni. A 12 comincia a lavorare in una stamperia, a 15 diventa tipografo e inizia a scrivere articoli umoristici. A 18 lascia Hannibal per fare il tipografo a New York, Philadelphia, St. Louis, Cincinnati. Ma come tutti i suoi coetanei nati lungo il corso del Mississippi, ha un sogno: diventare pilota di uno dei battelli a vapore che percorrono quel fiume. È un certo Horace Bixby a prenderlo a bordo come secondo, insegnandogli a leggere le acque del fiume. E a 24 anni Samuel ottiene la licenza, diventa davvero pilota. Su Mississippi Samuel vive dal 1857 al 1861. In quell'anno scoppia la guerra di secessione e lui, pur essendo contrario alla schiavitù, si arruola tra i confederati. La cosa dura poco, nel giro di 2 settimane diserta, col fratello abbandona l'esercito, attraversa le montagne rocciose, arriva in California per fare il minatore, il cercatore d'oro. In realtà però è già innanzitutto uno scrittore, perché mentre lavora osserva e ascolta, imparando linguaggi e costumi diversi. È così che diventa Mark Twain. Poco per volta la sua attività di romanziere si fa sempre più intensa, fruttuosa, scrive novelle, saggi e tra i titoli più noti in Italia ci sono Il principe e il povero, Le avventure di Tom Sawyer. Ma nonostante le numerose pubblicazioni, a un certo punto la casa editrice che ha fondato fallisce e Twain si ritrova pieno di debiti, non sa come venirne fuori. Decide allora di intraprendere un giro di conferenze attraverso tutti gli Stati Uniti, l'Europa, addirittura il Medio Oriente, e di fatto inventa un genere nuovo, la stand-up comedy. Nel frattempo però la sua penna ha rivoluzionato per sempre la letteratura nordamericana, perché i suoi personaggi parlano una lingua vera, come se fossero persone vive. Cosa che farà dire a Hemingway che tutta la letteratura moderna statunitense viene da un libro di Mark Twain, Huckleberry Finn. Tutti gli scritti americani derivano da quello, non c'era niente di così buono in precedenza. E forse, a questo punto, è il caso di sentire che cosa ha da dirci lui, Huckleberry Finn. Qualcosa. Non ho mai visto nessuno che una volta o l'altra non abbia tirato qualche balla. A parte la zia Polly, o la vedova Douglas, o forse Mary. Della zia Polly e della vedova Douglas e di Mary se ne parla in quel libro, che è un libro quasi vero, con qualche esagerazione, come ho detto. Ora, quel libro finisce così. Che Tom e io abbiamo trovato il tesoro nascosto da quei banditi nella grotta.
Ci siamo beccati $6,000 a testa e quel giudice Thatcher li ha presi e ce li ha messi in banca interessi e ci fruttavano $1 a testa ogni giorno per tutto l'anno. Roba che uno non sapeva cosa farsene. Così la vedova Douglas mi ha adottato come un figlio, sostenendo che voleva incivilizzarmi. Ma era dura starsene in casa tutto quel tempo, considerato che la vedova era tremendamente buona ed educata. Così, appena potuto, me la sono battuta. Mi sono infilato nei miei vecchi stracci e nella vecchia botte e sono scappato nel bosco. Ma Tom Sawyer è venuto a cercarmi e a dirmi che voleva mettere... che voleva mettere su una banda di furfanti e che io potevo entrarci se tornavo dalla vedova e mi comportavo bene. Così sono tornato. La sorella della zia Polly, la signorina Watson, una vecchia zitella, non la smetteva di tormentarmi e io non ce la facevo più e mi sentivo tanto solo, mi sentivo così solo che volevo quasi essere morto. Ero quasi sempre andato a scuola. Tutte le volte che non ce la facevo più la bigiavo e le vergate che mi toccavano il giorno dopo mi facevano bene, mi mettevano di buon umore. Cominciavo anche ad abituarmi alle maniere della vedova, che non mi davano più tanto fastidio. Vivere in una casa e dormire in un letto di sicuro il più delle volte era un tormento, ma prima che attaccava far freddo ogni tanto scappavo e me ne andavo a dormire nei boschi e così stavo meglio. Papà non si vedeva da più di un anno, ma a me stava bene, io non volevo incontrarlo mai più, non faceva che picchiarmi, anche se quando era nei paraggi io me la battevo nei boschi. Beh, più o meno in quel periodo lo hanno trovato annegato nel fiume. Dicevano che galleggiava nel fiume con la pancia all'insù, ma io non me ne sono rimasto tranquillo per molto, perché mi è venuta in mente una cosa. Sapevo abbastanza bene che un uomo annegato nel fiume non galleggia pancia all'insù, ma al contrario. Così ho capito che non era papà, ma una donna vestita da uomo e sono tornata ad aver paura. Poi una mattina mi è capitato di rovesciare la saliera a colazione. Ho subito allungato la mano per prendere un pizzico di sale e buttarlo dietro la spalla sinistra per scacciare la scalogna. Ma la signorina Watson mi ha anticipato e non mi ha permesso di farlo. Così, dopo colazione, sono uscito tremante di paura, chiedendomi quando è che arrivava la scalogna e di che tipo era. Sono andato per l'orto e sono salito su per il cavalcasiepe. A terra c'era un pollice di neve fresca e si vedevano le impronte di qualcuno. Stavo per mettermi a seguirli, ma prima mi sono fermato a guardarli meglio. All'inizio non ho notato nulla, però poi sì. C'era una croce fatta con i chiodi nell'impronta del tacco sinistro. Per tenere lontano il diavolo. Nel giro di un secondo correvo giù per la collina e il negro della signorina Watson, Jim, aveva una palla di pelo grossa come un pugno che era stata tirata fuori dal quarto di stomaco di un bue e lui ci faceva le magie. Così quella sera sono andato da lui e gli ho detto che il vecchio era tornato perché avevo visto le sue tracce per terra. Quello che volevo sapere era che cosa aveva intenzione di fare. Fermarsi, forse. E la palla di setole si è messa a parlare a Jim e Jim mi ha ripetuto tutto quanto. Mi ha detto: che fa vostro di papà ancora lui non sa. Certe di volte lui dice che va, certe di altre che sta. Il meglio che c'è è che lui fa da sé. E quando ho acceso la candela e sono salito nella mia stanza, ecco papà in persona, seduto su una sedia. Roba che per lo stupore mi sono rimasta senza fiato perché proprio non me l'aspettavo. Continuavo a squadrarmi dalla testa ai piedi. Dopodiché ha detto: sei tutto bello profumato, eh? Un letto delle lenzuola, perfino un tappeto per terra. E tuo padre se ne deve andare a dormire con i porci in conceria. Mai visto un figlio così. Ma quando avrò finito non ti darai più così tante arie e te ne dai così tante da non credere. Dicono pure che sei ricco, è per questo che sono tornato.
Così, un giorno, mi ha aspettato di nascosto e mi ha preso e portato in barca su per il fiume, fino a una vecchia capanna di tronchi, nascosta in un posto dove gli alberi erano così fitti che se non sapevi dov'era, non c'era modo di trovarla. Comunque, dopo 2 mesi, i miei vestiti erano ridotti a stracci sporchi e io non riuscivo più a capire come avevo fatto a trovarmi bene dalla vedova. Avevo pure smesso di bestemmiare perché alla vedova non piaceva. Ma adesso avevo ricominciato perché papà non aveva nulla in contrario. Non era niente male lassù nei boschi, tutto sommato. Ma dopo un po' papà ci ha preso troppo gusto col bastone e non ce la facevo più, ero tutto pieno di lividi. Allora mi sono detto che dovevo trovare il modo per scappare. Beh, tutto a un tratto, ecco una canoa che era una bellezza, lunga 13 o 14 piedi, che navigava vanitosa come un'anatra. Mi sono buttato dalla riva di testa, tipo rana, vestito e tutto, e ho nuotato verso la canoa. E mentre la sistemavo, ho deciso che la nascondevo per bene. E poi, anziché scappare per i boschi, scendevo il fiume e mi accampavo da qualche parte. Così evitavo la fatica di batterne la piedi. Sfuggire definitivamente al padre violento, ubriacone, Huck finisce nella propria morte. Mette sotto sopra la capanna dove l'ha portato l'uomo, si strappa ciuffi di capelli per attaccarli a un'ascia che ha sporcato con il sangue di un cinghiale, così da far credere a tutti di essere stato vittima di un omicidio, per poi essere buttato in acqua. Sulla canoa regalatagli dal grande fiume generoso fugge e va a nascondersi sull'isola di Jackson. Huck Finn è partito all'avventura, lui che prima di essere affidato alla vedova di Jackson, Douglas, orfano di madre, viveva per strada in una botte da zucchero, si ritrova finalmente sporco e libero. Huck non è fatto per essere incivilizzato, come dice lui, da parte sua rifiuta le ipocrisie della cosiddetta società civile, non teme certo di dover rinunciare alle rassicuranti comodità della vita borghese. C'è in lui qualcosa dello spirito che animerà in seguito altri celebri vagabondi della letteratura mondiale, dagli anarchici individualisti del norvegese Knut Hamsun, felici di vagare per i boschi e per i fiordi, ai camminatori folli e sognatori dello svizzero Robert Walser. Il richiamo della foresta, della natura, per Huck è come il canto delle sirene per un altro celebre navigatore, Ulisse. Ma al contrario di questi, non desidera sottrarvisi, anzi, tratto principale del carattere di Huck non è l'astuzia, ma la voglia di libertà. E la sua voglia di libertà è più forte di qualsiasi paura. Sull'isola di Jackson, coperta di vegetazione, e prima tappa di questo suo vagabondare, Huck incontra quello che diventerà il suo compagno di viaggio. Quando boom! Ho sentito un boato profondo e lontano. Sono andato a dare un'occhiata attraverso il buco tra il fogliame e ho visto una nuvola di fumo che si stendeva sull'acqua e il ferri che, colmo di persone, si lasciava trasportare dalla corrente. Ora capivo, sparavano col cannone nell'acqua per far tentare di venire a galla il mio cadavere. Dopo un po' il ferri è arrivato e scorreva così vicino che se tiravano fuori la passerella potevano scendere sull'isola. A bordo c'erano tutti, c'era il giudice Thatcher, papà, Tom Sawyer e la sua vecchia zia Polly e un mucchio di altri e tutti parlavano del delitto. Il battello ha continuato a scendere la corrente ed è sparito alle spalle dell'isola. Ma il giorno dopo me ne sono andato in giro a esplorare l'isola.
E a un tratto sono capitato proprio sui ceneri di un altro bivacco che stava ancora fumando. Il cuore mi è balzato tra i polmoni e mi sono ritirato più in fretta che potevo. E ogni tanto mi fermavo per un secondo tra il folto dei cespugli e tendevo l'orecchio. Ma respiravo così forte che non riuscivo a sentire nient'altro. Non ho dormito granché quella notte. Non ci riuscivo. E dopo un po' mi sono detto: adesso vado a vedere chi c'è con me su quest'isola, perché se non lo scopro prima o poi morirò di paura. Beh, mi sono sentito subito meglio. Ho avvistato il barlume di un fuoco in mezzo al folto degli alberi. Mi ci sono avvicinato lentamente. C'era un uomo steso a terra. Aveva la coperta tirata fino su la testa e il cielo si stava facendo grigio. Poco dopo l'uomo ha sbadigliato, si è stiracchiato ed è sgusciato fuori dalla coperta. Ed era Jim, il servo della signorina Watson. Accidenti, se ero contento di rivederlo. Ma lui mi ha guardato con gli occhi fuori dalle orbite. Poi si è inginocchiato, ha unito le mani e ha detto: no, non fare male a me. Mai ha fatto male a me, a uno di fantasma. E sempre piaciuti me. E tutto quello che poteva ha fatto me per loro. Andate a ributtarvi nel fiume, che quello sta a posto di voi. E lasciate stare vecchio Jim, che sempre amico vi è stato. Beh, non ci ho messo molto a fargli capire che non ero morto. Dopo un po' Jim mi fa: ma dite un po', Mehak, chi stava ucciso in capanna se non stava voi? Allora ho raccontato a Jim tutta la storia e lui ha detto che ero proprio uno dritto. Ha detto che manco a Tom Sawyer gli veniva in mente un piano migliore. Al che io gli ho detto: e com'è che sei tu qui, Jim? Voi non tradite me se mi parla, vero Huck? Me fuggito! Jim, ma non si fa! Manterrò la parola, sul mio onore. Forse la gente mi darà del dannato abolizionista e mi disprezzerà perché non ho parlato, ma non importa. Non lo dirò a nessuno. La mattina dopo ho detto a Jim che cominciavo ad annoiarmi e che mi andavo di attraversare il fiume per dare un'occhiata dall'altra parte. A Jim l'idea è piaciuta. E poi ci ha studiato un po' su e fa: perché non ti conci da ragazza? Anche quella era un'ottima idea. Mi sono esercitato l'intero pomeriggio per imparare tutti i trucchi. Solo che secondo Jim non camminavo come una ragazza e ha anche detto che dovevo smetterla di tirare su la sottana e cacciare le mani nelle tasche dei calzoni. Ho fatto più attenzione e andava meglio. In canoa, appena è sceso il buio, ho puntato verso la riva dell'Illinois. Ho legato la canoa e mi sono incamminato lungo la riva. In una capanna ho visto brillare un lume. Dentro c'era una donna. Ho bussato alla porta e ho pensato che non dovevo assolutamente dimenticare che era una ragazza. Mi ha contato di me e Tom Sawyer che avevamo trovato i $6,000, solo che a lei avevano detto 10,000. E di papà e del tipaccio che era, e del tipaccio che ero io. E alla fine di dov'è che mi avevano ammazzato. Allora io gli ho detto: e chi è stato ad ammazzarlo? E lei ha risposto: hanno pensato che il colpevole era un negro appena fuggito di nome Jim. Così ora c'è una taglia su di lui, $300. Ma lo prenderanno presto. Ero quasi sicura che ci avevo visto del fumo da quelle parti, più o meno in punta dell'isola. E così mi sono detta che il negro forse si nascondeva là. Comunque vale la pena di darci un'occhiata. Mio marito ci andrà a vedere con i suoi occhi, lui e un altro. Vostro marito! (Cough)
laggiù? Oh sì, è andato in paese con l'uomo che ti dicevo, per procurarsi una barca e vedere se qualcuno ci presta un altro fucile. Laggiù ci vanno dopo mezzanotte. Sono saltato sulla canoa e mi sono diretto verso il nostro nascondiglio. Jim dormiva beato. Io l'ho svegliato, gli ho detto: alzati Jim, muoviti, non c'è tempo da perdere, ci stanno alle costole. Jim non ha fatto domande e nel giro di mezz'ora tutto quanto quello che avevamo al mondo ormai era sulla zattera, pronta a sgusciare fuori da dove l'avevamo nascosta. Schiavo fuggitivo Jim è alla pari di Huck un personaggio indimenticabile e sembra che la sua figura sia stata ispirata a Mark Twain dal suo maggiordomo, l'afroamericano George Griffin, nato in schiavitù in Virginia e assunto come uomo libero dallo scrittore nel 1874. George Griffin, diacono della chiesa metodista episcopale, era attivo come leader dei diritti civili e col denaro guadagnato aiutava la comunità afroamericana di Hartford, la cittadina in cui per 17 anni visse nella casa di Mark Twain. Alto, muscoloso, intelligente, educato, onesto, religioso, pieno di gioia di vivere e sempre pronto a spendersi per portare la pace tra due litiganti. Così Mark Twain descrive Griffin in uno dei suoi scritti. Twain fu sempre per l'abolizione della schiavitù. Il paradosso è che ancora oggi c'è chi lo accusa di razzismo, perché in questo romanzo Huck chiama negro Jim. Sono i guasti della dittatura del politicamente corretto, secondo cui la parola nigger non si può nemmeno riportare nel caso si voglia denunciare il fatto che l'ha pronunciata qualcun altro. È consentito solo l'uso dell'espressione N-word, la parola che inizia per N. Certo, la storia degli Stati Uniti d'America è piena di pagine vergognose. La tratta di esseri umani fatti arrivare dall'Africa, iniziata nel 1619 con 20 africani fatti sbarcare in Virginia, è diventata un enorme business fatto di lavori forzati, sottomissione, povertà, razzismo, violenza, va avanti per oltre due secoli. E le discriminazioni razziali non finiscono certo né con la vittoria degli Stati del Nord nella guerra di secessione, né con l'abolizione della schiavitù con il 13° emendamento. La segregazione razziale, su cui si accendono i riflettori nel momento in cui una donna, Rosa Louise Parks, si rifiuta di cedere il posto a un bianco su un autobus nel 1955 a Montgomery, dura nel paese che ama dipingersi come difensore della democrazia fino al 1968, anno in cui tutte le forme di segregazione vengono dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema, e l'anno in cui viene assassinato Martin Luther King. Da parte sua Twain fa solo quello che dovrebbe fare ogni vero scrittore, ovvero fa parlare i suoi personaggi come se fossero persone vive, senza ipocrisie o autocensure. Un'ultima cosa prima di proseguire il nostro viaggio. L'orecchio dello scrittore Mark Twain è così sensibile ed esercitato che Jim è la prima testimonianza scritta di quelle che sono in realtà le origini del rap. Lo schiavo della vedova Douglas, infatti, nel romanzo parla più volte in rima, perché è così che nelle piantagioni si tramandavano le storie da una generazione all'altra, visto che agli schiavi non era permesso andare a scuola. Saranno i figli e i nipoti dei raccoglitori di cotone a emigrare nelle grandi città come Detroit per andare a lavorare nell'industria dell'auto. E lì, nei ghetti urbani, le storie raccontate in rima diventeranno un genere musicale amato da tanti ragazzi bianchi. Down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi where I was born, down in Mississippi where
del fiume. La lasciavamo andare, così la corrente ci pensava lei a portarla dove gli pareva. E ce ne stavamo nudi tutto il giorno, anche di notte. A me i vestiti ormai non mi andava più di metterli. E ogni tanto avevamo il fiume tutto per noi, e per un bel pezzo. E non si sentiva più niente per un'infinità di tempo, tranne magari le rane o robe così. E proprio mentre stavo superando un tratto dove una specie di sentiero per il bestiame attraversava il ruscello, ecco un paio di uomini che se la davano a gambe giù per il sentiero, più in fretta che potevano. Uno dei due compari dimostrava circa 70 anni e aveva la crapa pelata. E l'altro compare era sulla trentina. La prima cosa che è venuta fuori è stata che quei due tipi non si conoscevano. Vecchio, gli fa il giovane. Secondo me potremmo metterci in società, che ne dici? Per il sottoscritto nulla in contrario. E di che vi occupate principalmente? Tipografo a giornata di mestiere. Me la cavo con i ritrovati medicinali e come attore di teatro. Tragedie, si intende. A volte mi diletto in ipnotismo e frenologia. Per cambiare insegno anche geografia cantata. E ogni tanto tengo una conferenza. Oh, beh, faccio un mucchio di cose. E in genere tutto quello che capita, purché non ci sia da lavorare. E il vostro ramo qual è? Ai miei tempi ho praticato con successo la medicina. Imporre le mani è la mia specialità per curare il cancro, le paralisi, robe così. E riesco a predire il futuro niente male se ho qualcuno che si dà da fare per procurarmi le informazioni necessarie. Sono anche nel ramo prediche e organizzo riunioni religiose e missioni in giro per il paese. Nessuno ha aggiunto altro per un po'. Poi però il giovane ha sospirato e ha detto: signori miei, a voi lo rivelerò, perché sento di potermi fidare. Io di nascita sono un duca. Ah sì, ma a momenti non gli uscivano gli occhi dalle orbite da quella dichiarazione, e credo anche a me. Il solo vero duca di Bridgewater. Ed eccomi qui, reietto, depredato dei miei vecchi feudi. Uno straccione. Abbiamo cercato di consolarlo e lui ha detto che se noi avevamo in animo di riconoscerlo, allora quello lo confortava quasi più di ogni altra cosa. Ci ha detto che dovevamo inchinarci quando gli parlavamo e che bisognava chiamarlo Vostra Grazia o Milord o Vostra Signoria. E uno di noi doveva servirlo a pranzo e fare qualsiasi cosa che lui poteva desiderare. Beh, era facile, così lo abbiamo accontentato. Per tutto il pranzo Jim gli è stato attorno e l'ha servito, dicendogli: Vostra Grazia vuole ancora un poco di questo, di quest'altro, e via dicendo. E si vedeva che lui era proprio soddisfatto. Ma il vecchio poco a poco è diventato abbastanza taciturno e non sembrava che gli andava granché a genio per come ci prendevamo cura del duca. Sentite un po', Bridgewater! Non siete l'unico a custodire un segreto sulla sua nascita. E accidenti, attacca a piangere anche lui. Bridgewater, io sono il defunto Delfino. Potete immaginarvi quanto abbiamo sgranato gli occhi questa volta? Ebbene sì, signori, di fronte a voi, ridotto in blue jeans e in miseria, sta l'errante, l'esiliato, disprezzato, sofferente e legittimo re di Francia.
Ci ha detto che si sentiva più a suo agio quando la gente si piegava su un ginocchio prima di parlargli e lo chiamava Mostra Maestà e lo serviva durante i pasti e non si sedeva in sua presenza finché lui non glielo chiedeva. Così Jim e io abbiamo cominciato a dargli della vostra grazia di continuo e a fargli questo e quello e a starcene in piedi finché non ci diceva che potevamo sederci. Ma non c'è voluto molto per capire che quei due furfanti non erano né re né duchi, manco per niente, ma solo dei disgraziati contastori e impostori. Abbiamo continuato a scendere lungo il fiume. Ormai eravamo nel profondo sud, un bel po' lontani da casa, e faceva caldo. E abbiamo cominciato a imbatterci in alberi coperti di tillanzia, che pendeva dai rami come una lunga barba grigia. Era la prima volta che la vedevo e faceva sembrare i boschi solenni e minacciosi. A quel punto, secondo quei due furfanti, ormai si era fuori pericolo e allora hanno ripreso a lavorarsi i paesi che incontravamo. Per prima cosa hanno tenuto una conferenza sulla virtù della temperanza, ma però non sono riusciti a tirare su abbastanza da sbronzarsi tutti e due. Poi, in un altro paese, hanno fondato una scuola di ballo, ma non sapevano ballare meglio di un canguro. Così, ai primi saltelli, il pubblico è balzato su e li ha cacciati in malo modo. Un'altra volta hanno provato con l'illocuzione, ma dopo un po' di illocuzioni, il pubblico gli ha dato addosso per bene e li ha fatti scappare. Hanno provato con le prediche, l'ipnotismo, la medicina, la cortomanzia, un po' di tutto, ma senza che avevano un minimo di fortuna. Per cui alla fine si sono ritrovati al verde, che più al verde di così non si poteva, e se ne stavano stravaccati sulla zattera a spremersi le meningi, senza aprire bocca per delle mezze giornate, scuri in faccia e proprio sfiduciati. Finché poi hanno cambiato tattica e hanno preso a scervellarsi dentro il capanno, discutendo sottovoce per 2 o 3 ore ogni volta. Jim e io non eravamo molto tranquilli. Quella storia non ci piaceva per niente. Così, con il duca e il re, ecco due perfetti interpreti del grande sogno americano, veri e propri precursori di Bernie Madoff, il grande truffatore. Con queste due figure archetipe, Mark Twain anticipa non solo altri personaggi entrati a loro volta nell'immaginario collettivo, come per esempio il grande Gatsby o Gordon Gekko, ma anche i vertici della Lehman Brothers, la finanziaria che è stata la protagonista della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti, bancarotta che, come sappiamo, ha prodotto i suoi effetti non solo in patria, ma in tutto il mondo. Che cosa sono infatti i mutui subprime e i titoli spazzatura, se non una versione più aggiornata delle pozioni miracolose spacciate dai due compari nei paesini lungo il corso del Mississippi? La coppia di furfanti proclama di poter guarire il cancro e la paralisi, proprio come certi broker garantiscono ai loro clienti interessi da favola. Oggi come oggi, i discendenti cocainomani del duca e del re riescono a fare danni ben più devastanti e globali, ma l'idea di fondo è sempre quella, fare più soldi possibile senza scrupoli di sorta. Insomma, l'altra faccia del mito americano, quell'eterno progresso che vedete alle mie spalle in questo famoso dipinto di John Gast. Eccole lì, la corsa all'oro e a ben vedere anche la tesi della frontiera enunciata dallo storico Frederick Jackson Turner. È la frontiera che crea libertà spezzando i limiti dell'abitudine, offrendo nuove esperienze, fondendo la civiltà della colonizzazione con la ferocia della terra selvaggia. Ogni generazione, spostandosi più a ovest, diventa più americana, ma anche più violenta e individualista. E proprio, proprio all'estremo ovest, a Hollywood, nasce non a caso la grande fabbrica dei sogni, o se volete delle illusioni. Grazie al mito che ha saputo diventare, l'America è la nuova terra promessa per generazioni di immigrati, non solo europei, ma asiatici, africani, sudamericani. Ma dicevamo della violenza, che è uno dei tratti più rilevanti del carattere di quel paese. Basti pensare che, come noto, grazie al potere della National Rifle Association, le armi sono in libera vendita perfino nei supermercati. E se c'è un capitolo che rende l'idea della violenza del selvaggio West più di tutti i film di Sergio Leone, è quello in cui Huck
si imbatte nel colonnello Sherburne. Nessuno lo sa ancora, ma nasce così il genere western. Una mattina abbiamo avvistato un buco di paese. Tutti i negozi stavano lungo un'unica strada. Sotto le tende c'erano delle casse da imballaggio vuote e i fannulloni se ne stavano seduti lì sopra tutto il giorno, masticando tabacco e sbadigliando e stiracchiandosi. Una banda poco raccomandabile, insomma. Tra di loro si chiamavano Bill, Buck, Hank, Andy e Joe e parlavano lenti, strascicando le parole e usando una quantità di bestemmie. A un certo punto uno si mette a urlare: «Ecco che arriva il vecchio Bugs!» I fannulloni si sono tutti ringalluzziti e secondo me avevano l'abitudine di prendere un po' in giro questo Bugs. Dopodiché continua e fa: «Chissà con chi si attacca stavolta! Se faceva fuori tutti quelli che ha detto che faceva fuori negli ultimi 20 anni, a quest'ora era famoso!» Bugs è arrivato al galoppo fino davanti al negozio più grosso che c'era e poi è attaccato a urlare: «Vieni fuori, Sherburne! Vieni fuori e affronta l'uomo che hai truffato!» Dopo un po', un signore dall'aria fiera, che era anche l'uomo meglio vestito che avevo visto in quel posto, è uscito dal negozio e la folla gli ha fatto largo per lasciarlo passare. E fa a Bugs: «Questa storia mi ha stancato, ma la sopporterò fino a luna. Fino a luna, hai capito? Se apri bocca ancora una volta contro di me dopo quel momento, puoi scappare dove vuoi, ma ti ritrovo.» Ma Bugs ha rifatto la strada imprecando di nuovo contro Sherburne. «Bugs!» Mi sono voltato per vedere chi l'aveva chiamato ed era il colonnello Sherburne. Se ne stava dritto in mezzo alla strada, perfettamente immobile, e nella mano destra stringeva una pistola. Bugs ha alzato tutte e due le mani e ha gridato: «Oh mio Dio, non sparare!» Bang! È partito il primo colpo e lui è indietreggiato annaspando nell'aria. E bang! È partito il secondo colpo e lui è caduto a terra sulla schiena, con le braccia spalancate. Il colonnello Sherburne ha gettato la pistola a terra, ha girato i tacchi e se n'è andato. Bugs ha fatto ancora circa una dozzina di lunghi respiri, poi si è immobilizzato ed è morto. Allora hanno allontanato la figlia, che piangeva e si disperava, e c'era un bel po' di nervosismo. Dopo un po' qualcuno ha detto che si doveva linciare Sherburne. Nel giro di un minuto lo ripetevano tutti e così si sono avviati, urlando furiosi e acchiappando tutte le corde da bucato che trovavano sulla strada, per impiccarcelo. Ben presto la folla è arrivata davanti allo steccato della casa di Sherburne. Proprio in quell'istante Sherburne se n'è uscito sul tetto del piccolo porticato d'ingresso con in mano un fucile a due canne e si è piazzato lì, calmissimo, senza dire una parola. Il baccano è cessato di colpo. Sherburne non ha aperto bocca, semplicemente se n'è rimasto lì, a fissarli. Quel silenzio ti faceva accapponare la pelle. Sherburne ha fatto scorrere lo sguardo su tutta la gente. E c'era chi cercava di sostenerlo, ma non ci riusciva, perché alla fine tutti abbassavano lo sguardo con aria colpevole. Allora Sherburne si è messo a sghignazzare, ma non come si era divertito, come quando mangi del pane con della sabbia dentro. Dopodiché ha detto:
E così avete pensato di avere abbastanza coraggio da mettere le mani su di un uomo? Eh? Ma un uomo è al sicuro nelle mani di 10.000 di voi. In che giorno? E non lo prendete alle spalle. Conosco gli uomini. L'uomo comune è un codardo. I vostri giornali dicono che siete un popolo coraggioso. E lo ripetono tanto spesso che pensate di esserlo più di tutti. Mentre in realtà siete coraggiosi tanto quanto gli altri, niente di più. L'errore che avete fatto è di aver portato solo un mezzo uomo laggiù. E se non c'era lui a spronarvi, avreste risolto la faccenda a chiacchiere. Non volevate venire fin qua. L'uomo comune non cerca né rischi né guai, ma basta che un mezzo uomo si metta a gridare «linciatelo!» ed ecco che avete paura di far vedere quello che siete. Dei codardi. Ora quello che dovete fare è tornarvene a casa con la coda fra le gambe e scavarvi una fossa, perché se qui si vincerà mai qualcuno, lo si farà al buio, alla moda del sud. E ora fuori dai piedi e portatevi via quel mezzo uomo che avete. Dopodiché si è appoggiato il fucile sul braccio sinistro e ha alzato i cani. La folla ha fatto un balzo all'indietro, poi si è sciolta in tutte le direzioni. Io potevo rimanere se mi andava, ma non mi andava affatto. La violenza nell'America di Huckleberry Finn, come in quella di oggi, è un modo di vivere. E il linciaggio praticato da onesti cittadini timorati da Dio o da membri del Ku Klux Klan è solo una delle tante forme in cui viene declinata. Come dice il regista Michael Moore, gli americani uccidono la gente. Dal massacro di Columbine in poi, negli Stati Uniti si sono verificati oltre 60 eccidi di massa. Ma non solo. Gli Stati Uniti sono attualmente coinvolti in 5 guerre, ovviamente condotte al solo scopo di esportare la democrazia. E nonostante siano una democrazia, sono un paese in cui viene applicata la pena di morte, proprio come accade in Cina, in Iran o in Corea del Nord. Ma non c'è soltanto la violenza di fucili da guerra vendute al supermarket, dei bombardamenti al fosforo, al napalm o delle iniezioni letali al termine di un periodo più o meno lungo trascorso nel braccio della morte. C'è anche la violenza di un sistema sanitario in cui, se non si ha un'assicurazione privata o una carta di credito, si viene letteralmente lasciati morire sul marciapiede fuori dall'ospedale. Secondo dati ufficiali del Congresso degli Stati Uniti, oltre 44.000 americani muoiono ogni anno in quel paese proprio perché non possono permettersi i costi di un'assicurazione. E questo è a tutti gli effetti il modello a cui non pochi altri paesi stanno puntando. Sono i risultati del capitalismo liberista che, come sappiamo, non guarda in faccia nessuno, soprattutto quando si tratta di fare profitti e salvaguardare i dividendi degli azionisti. Se è il caso, licenziando migliaia di persone, cosa che ha delle conseguenze sociali devastanti tra suicidi, alcolismo, droga, divorzi. Quante persone sono finite a vivere in una roulotte oppure per strada grazie ai giochetti finanziari cui si accennava prima? E non è forse anche questa una forma di violenza? In questo romanzo la violenza è presente anche nelle pagine dove si narra della faida trentennale tra i Grangeford e gli Shefferson, che credo abbia ispirato a Francis Scott Fitzgerald il racconto Gemina, la ragazza di montagna, dove si narra in modo assai buffo della faida tra i Doldrum e i Tantrum. Sia come sia, non è possibile per noi qui ripercorrere per intero le vicende narrate nel romanzo, e del resto se lo facessimo, chi ve lo farebbe fare di tornare a casa a leggerlo? Ma c'è ancora almeno un passo che mi sta parecchio a cuore e che vorrei che Huck vi raccontasse. Questo.
Tutto 40 schifosissimi dollari. Quando all'improvviso ho capito che quella non era altro che la mano della provvidenza che mi mollava un ceffone e mi faceva sapere che sullo scelto non si erano persa neanche una delle mie mascalzonate, un povero svenivo dalla paura. Così ho cercato di fare del mio meglio per trovarmi una scusa, come che mi avevano tirato su mai, quindi non era tutta colpa mia, ma qualcosa dentro di me continuava a ripetermi: ma però c'era la scuola di catechismo, ci andavi e ti imparavano che la gente che si comporta come ti sei comportato tu con il negro finisce a bruciare all'inferno e per l'eternità. Avevo quasi deciso di mettermi a pregare e di cercare di smetterla di essere il ragazzo che ero e di comportarmi meglio. Così mi sono inginocchiata. Facevo più peccati, ma dentro di me c'era il peccato più grosso di tutti. Stavo cercando di far dire alla mia bocca che volevo comportarmi bene, onestamente, che volevo scrivere alla padrona di quel negro per dirle dov'era. Ma giù, giù, dentro di me, sapevo che era una bugia. Alla fine mi è venuta un'idea. Mi sono detto, beh, prima scrivo la lettera e poi vedo se mi riesce di pregare. Beh, era proprio stupefacente come di botto mi sentivo più leggero, tipo piuma, e con tutti i guai alle spalle. Così ho preso un pezzo di carta e una matita e tutto contento e emozionato mi sono seduto a scrivere. Signorina Watts, il vostro negro fuggitivo Jim è qua giù, 2 miglia a valle di Pixwill. Il signor Phelps l'ha catturato e ve lo rende se gli mandate la ricompensa. Huck Finn! Ma ho continuato a pensare. E ho ripensato al nostro viaggio giù per il fiume. E ho rivisto Jim di fronte a me per tutto quel tempo, di giorno e di notte, a volte sotto la luce della luna, altre nella tempesta, e a come avevamo navigato chiacchierando e cantando e ridendo. L'ho rivisto che faceva pure il mio turno di guardia oltre al suo, anziché svegliarmi, in maniera che così potevo continuare a dormire, e che mi sorrideva tutto contento quando mi ha ritrovato dopo quella gran nebbia e altri momenti del genere. E mi chiamava sempre caro Huck e mi coccolava e faceva di tutto per me ed era sempre così buono. E alla fine mi è venuto in mente di quella volta che l'avevo salvato dicendo a quei tipi che a bordo c'era uno con il vaiolo e lui dopo era così riconoscente che mi aveva detto che ero il miglior amico al mondo del vecchio Jim.
era rimasto. Stavo tremando perché sapevo che dovevo prendere una decisione fra due cose, e per sempre, e lo sapevo bene. E va bene, allora finirò all'inferno. Era un pensiero spaventoso forte, ed erano parole tremende. Ma ormai le avevo dette. E quelle sono rimaste. Ah! E non ci ho mai pensato più di tornare sulla retta via! Ci è arrivati a quello che per noi è l'estuario del Mississippi, ovvero del terzo grande protagonista del romanzo, insieme con Huck, Finn e Jim. Fin dai primi capitoli del libro, il Mississippi è certo il grande fiume americano e rappresenta per Huck e Jim la via di fuga, l'avventura, l'altrove, dunque innanzitutto la libertà. Quando sono sul fiume, Huck e Jim sono liberi, non devono rispondere a nessuno delle loro azioni. Proprio come il fiume cambia forma a seconda dei territori che attraversa, anche tra Huck e Jim il rapporto cambia e si trasforma. Quello che da principio è solo uno schiavo negro diventa per Huck un caro amico. Allo stesso tempo, tuttavia, più il viaggio prosegue, più il fiume porta Huck e Jim a contatto con una serie di pericoli. Forse perché la libertà ha un prezzo e occorre mettersi in gioco e correre dei rischi per essere davvero liberi. Comunque, orfano di madre, abbandonato dal padre ubriacone violento, Huck Finn è l'antieroe che Mark Twain avrebbe voluto essere. Ma Twain era piuttosto simile a Tom Sawyer, meno ribelle di Huck. Con la sua innocenza, la sua purezza, la sua ingenuità e il suo coraggio, Huck Finn è il prototipo di tutti i ribelli della narrativa americana, a cominciare da Holden Caulfield, un tipo che incontreremo più avanti. Non a caso, al suo apparire, le avventure di Huckleberry Finn venne giudicato inadatto ai ragazzi per via del linguaggio e della rudezza di certe scene, e addirittura radiato dalla biblioteca civica di Concord in Massachusetts. Da noi, in sede di traduzione, venne invece pesantemente censurato ed edulcorato. Sta di fatto che questo non è semplicemente un libro per ragazzi, come veniva spacciato all'epoca della mia formazione, ma uno dei grandi romanzi americani. Come sosteneva di nuovo Hemingway, anche noi preferiamo fermarci qui. La sola cosa che non abbiamo amato di questo libro, forse, è il finale. Ma il nostro viaggio continua. Martedì 11 novembre, dalla foce del Mississippi, andiamo a New York con il grande Gatsby. Grazie.